Salve, signor Lombardo. Salve, ragazze. Dov'è la sua pompa, signor Lombardo? Quando l'innocenza può sedurre. Sono stata stuprata. Una cosa. Ma certo! Già, ma chi lo dice? Ma lo dicono i prezzi e lo dice la gente. Vai, andiamo a vedere. Ma 690.000 solo il divano? No, anche le poltrone, le ho appena comprate. Addirittura? Eh sì, adesso con questi prezzi vado anche a vedere per una cucina. Brava! Salotto completo in vari tessuti, 690.000. Voilà, che prezzi! Avevi ragione! Hai visto? Approfittane anche tu. All'asta del mobile, prendi uno e paghi mezzo. Vediti dove vuoi, ma comprali da noi! Noi dei Centri Ottica Schiavani del Piemonte, naturalmente. I posti più indicati per regalarvi o regalare occhiali da sole firmati. Oltre 50 firme, tutte le collezioni complete e aggiornate degli stilisti che fanno più tendenza, più moda. Con un paio di occhiali firmati scelti in uno dei Centri Ottica Schiavani, fai sempre un figurone. E poi non te li toglieresti mai, o quasi mai. Mettiti dove vuoi, ma comprali da noi! Super saldi Gallenga e il risparmio si fa bestiale. Solo da Gallenga, capito? Publimedia 011 66 474 73. Qui rottamazione che passione, mi dica! La mia vecchia lavatrice non ne può più, me la ritirate? Certo, Stevani gliela supervaluta fino a 200.000 lire, la porti subito! Qui rottamazione che passione, cosa vuole rottamare? Il mio televisore, si vede un giorno sì e due no, quanto me lo valutate se ve lo porto? Venga subito, amico mio, non perda tempo. Il suo vecchio rottame qui vale ancora un sacco di soldi. Stevani glielo supervaluta fino a 400.000 lire. Certo, perché nel grande pianeta Stevani è scattata l'operazione rottamazione che passione. E tutti ne vogliono approfittare. Venite subito a trovarci in Largo Giachino a Torino. Portateci il vostro vecchio rottame, non buttatelo via. Stevani ve lo ritira e ve lo supervaluta un sacco di soldi. Rottamazione che passione nel reparto bianco su frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, cucine e nell'universo dell'elettronica rottamazione su TV Color, telecamere, videoregistratori e hi-fi. Incredibile, è sempre più affollato il centro Stevani in questi giorni. Oltre ai prodotti delle migliori marche fino ai top di gamma a prezzi già super scontati, adesso anche la fantastica opportunità di rottamare il vecchio per acquistare il nuovo ad un prezzo mai visto prima. Affrettatevi, perché la campagna rottamazione che passione non dura per sempre. Guardate quanto è grande il reparto dedicato al bianco qui da Stevani. Tutti i prodotti di qualità e delle migliori marche. E i prezzi, come vi ho già detto, sono super scontati. Ma con la campagna rottamazione che passione, acquistando un nuovo articolo lo pagherete davvero pochissimo. Sui frigoriferi, rottamazione fino a 300.000 lire. Avete capito bene. Portateci il vecchio frigo. Qui da Stevani vale dei soldi. E sulle lavatrici, rottamazione fino a 200.000 lire. Signora, non butti la vecchia lavastoviglie. Ce la porti. Con la campagna rottamazione che passione, qui da Stevani gliela supervalutiamo fino a 200.000 lire. E 200.000 lire anche sulla vecchia cucina. Ma entriamo nel favoloso mondo dell'elettronica. Qui da Stevani, tutte le novità delle migliori marche. TV Color, dai nuovissimi modelli 16 noni ai combi con videoregistratore incorporato. Portateci il vostro rottame, vi verrà supervalutato fino a 400.000 lire. Scusate se è poco. Telecamere, tutta la gamma VHS, video 8, fino alle favolose digitali. È tempo di acquistarne una nuova. E la telecamera vecchia vi verrà supervalutata fino a 400.000 lire. Pensate che risparmio! E anche per quanto riguarda i videoregistratori, una parata di tutte le migliori marche, con tutta la gamma fino ai top. E allora, rottamate il vecchio. Qui da Stevani vale fino a 200.000 lire. Ed eccoci agli hi-fi, dove la rottamazione arriva fino a 300.000 lire. E allora, fatevi sotto. Approfittate subito della campagna Rottamazione che passione, nel grande pianeta Stevani, in Largo Giachino, a Torino.
si alguna vez te herido y no supe darme cuenta a tiempo, mientras soportabas en silencio, tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada el darme cuenta ahora. Solo importas tú. Siento que mi vida solo importas tú. Entre tanta gente solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existes. Solo importas tú. Da igual si te Lo sai chi mi piacerebbe invitare qui a cena stasera? No, dimmelo. Chi è? José Luis. Oh, José Luis. Mm-hmm. Papà, come potrò ricambiarti per tutto quello che hai fatto per me? Come? Elevando molto in alto il nostro nome, Antonio. Molto in alto. Che si sappia che c'è stato un Bonavido che è servito a qualcosa un bel giorno. Il figlio di Braulio Bonavido, il peggiore avvocato del mondo. Ma anche l'avvocato più felice del mondo, figlio mio. Ho bisogno di vedere mio figlio. Ho bisogno di vedere mio figlio. Chi è? Sono Gabriella. Beh, lui non c'è. E lui non c'è qui, non è più qui. Lo so che è lì, signor Olvido. Ho bisogno di vederlo. Io non posso parlare con lui, mi capisce? Però lo accompagni in un posto dove possa vederlo. Dove lui non mi possa vedere, non mi possa riconoscere. Ma lo faccia, per favore. Anche lei ha un figlio. Lei deve assolutamente capirmi in questo momento. Lascialo, lascialo in pace, hai capito? Lascialo in pace. Quello che dovresti fare è costituirti. L'unica cosa che puoi fare è costituirti. Lo so che lei non ha motivo di credere in me. Le giuro che non voglio parlare con lui. Non parlerò con Diego. Non voglio farlo, so che non posso farlo. Solo vederlo. Per favore, lo accompagni a Caracas. Magari in un parco dove ci sia della gente. Mi basta vederlo. Questo non è possibile. Non è possibile. Devi capire che questo non è possibile. Devi capire che lui per te non esiste. Hai deciso tu così, non è vero? Bene, allora accettalo. Io non ti giudico, non ti giudico. Però non tentare nemmeno di avvicinarti a lui. Hai capito? Non farlo. Per niente al mondo dovrai avvicinarti a lui. Signor Olvido, aspetti, io... Ascoltami. Non solo non cercare Diego, ma nemmeno Davide. Se questa è la tua vita, non hai il diritto di complicare anche quella degli altri. Tu l'hai voluto, tu hai deciso così. Nessuno dei due ne ha colpa. Né mio figlio, né il tuo. Con chi parlavi, Olvido? Ah, come sei bello, José Luis, non è vero? Sei bellissimo. Grazie, mamma. E così ti ha telefonato Leonora? Sì, da parte di Tito. Ma che strano così all'improvviso. E pensi di andarci? Sì, perché no? Stanno proprio qui vicino. Mm-hmm. Mamma, mi presti le chiavi della tua auto? Preferisco che tu vada con l'autista. Mamma, per favore, ma cosa ti prende? L'autista, ma per favore, devo andare con l'autista ora. Per favore. Lo facevo quando avevo i calzoni corti. Non mi piacciono queste tue arie da vissuto. Io non mi do arie da vissuto, mamma. Vedi, il fatto è che mi ritrovo con una mamma giovane e bella. Oh, sì, bellissima. Se ti va ti presento
come mia sorella maggiore. Ti piacerebbe? Allora, per favore, dove sono le chiavi della macchina? No. Per favore, mamma, le chiavi dell'auto. No. Dai. Beh, va bene. Devono essere in qualche borsetta. Dirò ad Anna Maria che te le cerchi. Mamma. Sei un tesoro. Cosicché ti ha telefonato Eleonora? Sì, è così. Senti, io penso che tu... Shh, shh. Per piacere, sorellina. Voglio andarci. Ok? Viene José Luis? Sì, viene. Perché così serio? Mi ero illusa che avremmo cenato noi due da soli. Beh, domani andremo a cena fuori, te lo prometto. Eleonora, dimmi una cosa. Ti dispiace che abbia invitato José Luis a cena da noi? No, certo che no, Tito. A me no. Lei ha ragione. Sono io che l'ho deciso. Sono io che ho scelto questa vita. Stai dormendo. Con chi parlavi? Con un'amica. Con un'amica? Ma se la sgridavi? Vedi, tesoro, alcune volte le persone fanno cose che non dovrebbero e allora... Olvido, domani mi porterai dal medico? Ah, sì, Diego. Però mi hanno tolto del sangue. Amore mio, vedrai che non ti faranno le analisi del sangue. Non faranno niente di simile, tutto quello che faranno sarà visitarti. E dopo ce ne andiamo a spasso, che ne dici, non so, al cinema, ad un parco di divertimenti, dove preferisci. E poi alla sera ce ne torneremo qui a casa. Ma dimmi, perché devono visitarmi? Mi hanno già visitato. Insomma, per essere sicuri che tu stia bene. Ma io sto bene. Lo so, però per essere sicuri, sicuri, sicuri che tu stia veramente bene e che non ti accadrà più quello che ti è successo l'altra volta. Quando è che mi hai conosciuto, Olvido? Tanto tempo fa. Eri piccolo e carino. Venni a casa tua e ecco, ti ho cambiato parecchi pannolini, sai? Però tu non sei, come si dice, della mia famiglia. Ah, se io ti voglio bene, sono della tua famiglia. Sono della famiglia anche quelli che vogliono bene a una persona. Olvido, allora tu hai conosciuto la mia mamma. Diego, tesoro, abbiamo già parlato di questo. No, non abbiamo parlato. Ogni volta che ti domando di lei, tu mi rispondi sempre la stessa cosa. Come? La conosci? No. Ma perché non mi dici la verità? Ogni volta che te lo chiedo, mi dici sempre la stessa cosa. Cosa dico, amore mio? Che stai in un altro paese. Vuoi sapere quello che penso? Che cosa pensi, tesoro? Che lei non mi vuole bene. Che mi ha abbandonato. I miei compagni del collegio, loro hanno tutti una mamma. Solo io non ce l'ho. Le ho fatto qualcosa di male. Oh, amore mio, ma no. Neanche per sogno, tesoro. Senti, Diego, guardami, Diego. Guardami molto bene. Io non ti voglio mentire. Non ti voglio ingannare.
Vedi, il fatto è che... ci sono cose che sono molto difficili da capire per una persona che ha la tua età. Però, fra qualche tempo, io ti assicuro che lei tornerà qui e finalmente la vedrai. E sarà lei stessa, tua madre stessa, che ti spiegherà. Io non voglio che mi spieghi niente. Io voglio solo che stia insieme a me. José Luis Ustares. È la prima volta che ti chiamo così con il tuo nome completo. Immagino che non potrò più chiamarti il figlio di Asdrubale. Dammi un abbraccio, Fort. Come stai, Tito? Bene, suppongo che tu abbia ormai l'età per berti un goccio, no? No, grazie, Tito. Sì, l'età ce l'ho, ma... Come vuoi tu, siediti. Grazie. E allora? Sei già stato in banca, immagino. Hai visto come l'hanno trasformata ora, eh? È cambiata molto dall'ultima volta che l'hai vista. Sì. Papà l'ha modernizzata moltissimo, con eccellenti risultati anche. L'ho vista oggi, Tito. E devo dire che ne sono molto orgoglioso. Bene, immagino che questo significhi che resterai qui definitivamente. Sì. Sì, il diploma me lo manderanno per posta. Allora pensi di andare a lavorare in banca? No, non credo, Tito. In realtà ci ho pensato bene, no? E non voglio tornare nel mio paese, Tito, per sentirmi protetto dalla mia famiglia. Non so se ricordi quando ho detto alla festa di Maria Fernanda, mia sorella, di aver conosciuto questo ragazzo di economia che era un ottimo studente, di nome Antonio Bonavido. Bene. L'idea sarebbe di costruire una piccola ditta di consulenza economica insieme a lui. Questa è l'idea. E questo è quello che voglio fare. Non credo che per il momento lavorerò con papà in banca, anche perché papà ha già fatto tutto quello che bisognava fare. Sarebbe molto difficile superarlo. Questo è il problema solito di voi ragazzi che siete stati sempre a studiare all'estero. Quando terminate volete diventare subito indipendenti e vi sentite già i padroni del mondo. Che meraviglia! È questo ciò che voglio, Tito. Peccato. Io pensavo di proporti di lavorare con me nell'impresa. Sai, mi ricordo una volta che ti ho visto in banca. Con tuo papà. Avrei avuto circa 15 anni. Sai, un impiegato stava facendo una somma davanti ad un cliente e stava sbagliando calcolo. E allora tu sei intervenuto, hai corretto la cifra e hai rimediato le cose. E mi ricordo che tuo padre mi disse: il buongiorno si vede dal mattino. Se devo dirti la verità, al momento questo fatto mi aveva colpito e pensai: un giorno questo ragazzo lavorerà per me. Beh, tu puoi aprire il tuo studio di consulenza se credi, se è questo che ti piace. Però io avrei un progetto per lo sviluppo di un complesso turistico. A quello vorrei proprio che tu lavorassi per me. Bene, Tito, voglio pensarci. Però ti assicuro che mi piacerebbe molto di più offrirti i miei servizi come consulente. Vedrai che supererai tuo padre. Sei così testardo. Come deve essere, va bene? Va bene. Io pensavo che ci fosse anche Eleonora. Eleonora? Ah, molte grazie, Bianca. Molte grazie. Bianca, lei non ha visto Eleonora? Eccomi, Tito. Non stai ancora dormendo? No. Che ti prende, Imperatrice? Senti, io so che tu e io non ci conosciamo molto. Però se vuoi sfogarti, abbi fiducia in me. Io sono qui. Non posso. Non posso.
Io so che ti succede. È ciò di cui abbiamo parlato. Hai lasciato qualcuno. Ti ho sentita mentre facevi un numero di telefono. L'hai chiamato, vero? L'hai chiamato? Senti, Imperatrice, io ti capisco. Io conosco il tuo dolore. Conosco quelle telefonate che una fa malgrado la sua volontà. Quell'ostinazione di non voler riconoscere che una relazione è finita. Che i propri sogni sono crollati. Ora sto bene. Mi sta già passando. Presto mi passerà. Imperatrice, forza tesoro, devi farti un po' di coraggio tu. Tu hai tutta una nuova vita davanti a te. Senti, io mi sono fatta forza per mio figlio. Certo, tu non puoi capirlo questo, perché un figlio, beh. Ma ora col tuo nuovo lavoro avrai altre occasioni, un'altra vita, Imperatrice. Sì, sto già bene. Mi sento bene, io sto bene. Coraggio, cara. Che stupida che sono, no? Io sto a consigliarti su cose che non so bene neanch'io. Credo che tu stia facendo la cosa migliore. Piangere. Piangere è sempre lo sfogo migliore. Ciao, nonna. Diego, ma che cosa fai ancora in piedi a quest'ora? È che non ho ancora sonno. Vorrei essere lì con te, con voi tutti, con lo zio Nelson, con la zia Giulia. Sì, io sto bene. Lo sai, Olvido è sempre molto buona con me. E inoltre, vorrei poter tornare subito a scuola. Però... che succede a casa mia? Ecco, solo quello che ti ho detto. Stanno ancora disinfestando. Sì, tesoro, domani vengo a trovarti e chiacchieriamo, eh? Però adesso desidero che tu vada a letto e che faccia un bel sonno. Che Dio ti benedica, amore mio. Sì, sì, domani ti chiamo. Dio ti benedica. Lo sai che cosa dovremmo fare? Buttarci in questa faccenda. Sono dei terreni che si trovano vicino al mare, sulla strada che porta ad est. Quanto al luogo, è fantastico, te lo giuro. Papà me ne ha parlato un po' di tempo fa, Tito. Sono terreni che abbiamo comprato tuo papà, Gioacchino ed io. Tempo fa, ed ora Gioacchino vorrebbe valorizzarli con grandi progetti. Specialmente a livello di infrastrutture in questo momento, con vendita di terre, installazioni sanitarie... elettricità, tutte le infrastrutture, diciamo.
Comunque la verità è che è molto interessante tutto il progetto, credimi. È fantastico, davvero. Desiderate un altro caffè? No, grazie. No, grazie. Continuando, il giorno che sei arrivato, Gioacchino ha conosciuto una ragazza amica di Maria Fernanda, sai? Per di più ha scoperto che è un giovane architetto. Perciò domani la porta a vedere questi terreni. Tu non andresti con loro? Veramente domani sarebbe un po' complicato, Tito. Certo, se è un affare che interessa mio papà, immagino che sarò obbligato ad interessarmi anch'io. Proprio qui nella biblioteca ho alcune foto a colori molto interessanti di quei terreni, del posto. Adesso te le faccio vedere. Vado a prendertele, Tito. No, non disturbarti. Ieri Grace le ha messe in archivio. So io dove sono, torno subito. Cosicché è qui che vivi, Eleonora. Era così, più o meno, che mi ero immaginato casa tua. Tipico gusto clemente. José Luis, si può sapere cosa vuoi? Vederti. Parlare con te. Vederti da sola. José Luis, devo supplicarti perché tu capisca qual è la mia situazione. E qual è la tua situazione? José Luis, lui è tutto, capisci? Lui è tutto per me. Io voglio vederti. Ma perché? Voglio vederti da sola, Eleonora. Penso di aver diritto ad un'ultima conversazione. E va bene. Vieni a prendermi domani in palestra. E così parleremo per l'ultima volta. Domani, alle 6 della sera. Da soli. Queste sono le foto. Non sapevo che papà avesse interesse in questi terreni. Come no? Sono 2 anni, con me e con Gioacchino. Bene, che te ne sembra? Che è meraviglioso. Qui si potrebbe fare davvero qualcosa di stupendo. E si farà. Bene, signori, io penso che vi darò la buonanotte. No, non preoccuparti, Eleonora. Stavo per andarmene. Si è fatto un po' troppo tardi. Dai, convinci tuo padre e mettiti in affari. Lasciami pensare, Tito. La verità è che mi piacerebbe poter iniziare da solo. Comunque, grazie per l'invito a cena. No, figurati. È stato un piacere parlare con te. Mi ha fatto bene. Se vuoi ti accompagno la macchina. No, non c'è bisogno. Con tutti i guardiani che ci sono in questa casa, Tito Clemente, non mi aggrediranno da qui all'entrata. Speriamo. Allora, buonanotte. Grazie ancora per l'invito a cena. Di niente, figurati. Ciao, Eleonora. Chi l'avrebbe mai detto? Cosa? Lo conosco da quando era ragazzo e mi sembra molto strano sentirlo parlare così. Offrimi da bere, Tito. Ma tu non avevi sogno? No. Ora voglio stare con te. Eleonora. Perché non andiamo a dormire domani? No. Voglio stare qui. Voglio amarti qui, Tito. Eleonora, che ti prende? Non mi piace il nostro letto, è orribile. Non mi piace. Ma se l'hai comprato tu? Però mi sembra un organo. Mi sembra che tutto ad un tratto si metta a suonare. Eleonora, che ti prende? Che cos'hai? Ho voglia di te. Voglio che tu senta di non avermi mai conosciuto. Voglia di non averti mai visto prima. Voglia che tu mi scopri come per la prima volta, tesoro. E che ci amiamo per la prima volta. Fa finta che non ci siamo mai visti prima. Fa finta che ci siamo appena conosciuti così all'improvviso qui dentro questa casa. Che bello, no? E decidiamo di amarci. Così, così, sul momento. Chi sei, eh? Chi sei adesso?